Cosa hanno in comune Rai 1 e Italia 1? Non soltanto quel numero 1 che le identifica, ma anche la data di nascita. 3 gennaio. Correva il 1954, una domenica d'inizio d'anno, quando alle ore 11 pochissimi italiani poterono assistere alla cerimonia inaugurale della TV di Stato, esattamente 30 anni dopo la nascita della radio. Nuova antenna a Monte Mario. Il 54 sarà in Italia l'anno della televisione su scala nazionale. Una telecamera trasmette ai ricevitori la nuova stazione romana che il cardinale Michela benedice. Con questo annuncio della 28enne Fulvia Colombo iniziano le trasmissioni. La RAI, Radio Televisione Italiana, inizia oggi il suo regolare servizio di trasmissioni televisive. Le maggiori trasmissioni dell'odierno programma sono: ore 11, telecronaca dell'inaugurazione degli studi di Milano e dei trasmettitori di Torino e di Roma. Buon divertimento! La prima trasmissione della TV italiana è Arrivi e partenze, con Armando Pizzo e Mike Buongiorno, per la regia di Antonello Falco. Era sempre una domenica, il 3 gennaio 1982. Accanto al logo di 18 TV private comparve un simbolo con un numero, è quello di Italia 1. La proprietà è della Rusconi Editore. Italia 1, la televisione che fa spettacolo. Buon divertimento.